Non sarà un anno semplice per il calcio cittadino con due squadre a disputare il prossimo torneo di Serie D, mentre Paolo Sciotto e il Camaro limano i dettagli in attesa di far emergere la fumata bianca. Rocco Arena invece ha già preso possesso del nascituro FC Messina. Nell'intervista realizzata in mattinata con la nostra redazione, svela un retroscena importante. A fare il primo passo nella trattativa con il Città di Messina è stato il presidente giallorosso Maurizio Lorè, un contatto avvenuto una decina di giorni fa dopo l'ennesimo rifiuto di Paolo Sciotto alla proposta di acquisto dell'ACR fatta dall'imprenditore milanese. Poi mi disse che la cifra l'hanno offerta, che poi casualità sono gli stessi 300.000 euro che dopo 3 giorni ha detto lui che se gli davamo firmava, ok? Dove l'ha dichiarato anche al mio avvocato, ha detto siccome io sono solito avere una parola soltanto, se uno mi dice no, no. Poi in questa telefonata lui mi disse che la cifra veramente piuttosto non firmava la sua. E nulla, casualità, il giorno dopo mi invio un messaggio Lore, dopo una casualità, dicendo che era disposto a cedere il titolo. Fino a quel giorno io non avevo mai sentito, mai trattato con Lore, lui non mi aveva mai chiamato e io non l'avevo mai chiamato. Il nuovo FC Messina sarà così un progetto esclusivamente del presidente Rocco Arena. Definito l'organigramma, Santi Cosenza sarà il vicepresidente, Marco Ferrante il direttore generale, mentre l'avvocato Carmelo Santoro ricoprirà la carica di amministratore delegato, una figura autorevole che per Arena sottolinea la serietà del progetto. Questi quattro siederanno nel consiglio di amministrazione insieme all'ingegner Francesco Mento e a Fabio D'Amore. Il mister, come ampiamente anticipato, sarà Massimo Costantino. E la mia società di calcio, che appunto la chiameremo FC Messina. Quindi, ripeto, sarà il nostro progetto, il responsabile al 100% di questo progetto. Ci metto faccia, ci metto anima, ci metto cuore per questa città e per i suoi tifosi che mi hanno fatto innamorare in Coppa Italia. Io sono qui per loro, io, credetemi, non sono qui per business, ma sono qui perché in quella partita di Coppa Italia dove fui invitato. Il tifo fu fantastico, ho visto una città molto calda. Per questo oggi, quando leggo alcune cose da parte dei tifosi, rimango un po' sbalordito. Io addirittura, ripeto, pensavo che la CR non si scrivesse nemmeno, quindi la città rimaneva senza calcio. E adesso con due squadre nello stesso campionato, come può reagire un tessuto sociale ed economico come quello messinese? Ma ripeto, per me è molto difficile che una città come Messina piccola possa riuscire a gestire due squadre nella stessa categoria inferiore. Se fossimo stati entrambi in categorie maggiori sarebbe stato un po' differente, ma in categorie inferiori anche il tessuto industriale doveva spaccarsi in due. Se qualcuno ha voglia e intenzione di fare sponsor, di aiutare una delle società, dovrà scegliere una all'altra in queste categorie, perché sponsor da fuori è difficile che ne vengano in queste categorie. Rocco Arena, in chiusura, vuole rivolgere un messaggio ai tifosi. Un messaggio che voglio mandare ai tifosi, ci tengo tantissimo a mandarlo. Io ho fatto tanti anni, diciamo, il giro d'Italia da ultras in autobus, in treno, seguendo la mia squadra del cuore, che non è un segreto, la mia squadra del cuore è Torino, da sempre, e so cosa provano e so come si sentono. Comunque che hanno tutto il mio rispetto assoluto, perché il Messina non sarà mai mio, mai, non sarà mai mio. Né mio e né di nessuno, il Messina è loro, il Messina della città e dei suoi tifosi. Io gli chiedo solamente, non gli chiedo di accogliermi a braccia aperte e amarmi da oggi, ma gli chiedo solamente rispetto come io glielo sto dando a loro e di stare a guardare e se mi meriterò mi faranno qualche applauso.